partiti, siamo in live. Per cosa? Per la registrazione? Ah, ok. Infatti ti conviene partire quando chiamano le squadre a... Esatto. Gran botta! Dai che sono cariche le ragazze. Ok. Ci siamo. Siamo live. Ah, questa è Begging the Manuscript. La cover. È frizzantina anche un po' di più. Elettricità nell'aria. Verrò quello che mi viene in mente. Dolcissimo di schizzato. Ah, bella la maglietta rossa. L'ho sempre vista in blu le ragazze. Vedi? Sì, quella della telecamera sì, in teoria. Guarda le tacchette. Sicuro? Ah, oro, perfetto. Fai... metti quello là in mezzo. Sì. Ok, grazie. Siamo. Buongiorno a tutti. Prima giornata di campionato di Serie A1 femminile Verecchia. Anno 2021-22. Per la casa Ruota Consiglia, numero 1, Ramazzotti.
numero 6 Cicciato, numero 9 Di Cristo, numero 10 Conte, numero 11 Colloredo, numero 12 Di Giulio, numero 13 Franchi, numero 16 Cialelli, numero 18 Paolo, numero 25 Geminiani, numero 29 Rosa, numero 32 Bastianese, numero 44 Cavagliarà Manuel Toma, numero 55 Garbugno, allenatore Marco Giovanni. E per la pallavolo Torino Padova, numero 18 a Rubi Panna, numero 10 Rubi Sara, numero 15 Bob Martina, numero 20 Diogo Ivana, numero 4 Diogo Sanelli, numero 14 Diogo Vanessa, numero 8 Ci siamo? Direi di sì, ci siamo. Benvenuti signori e signori, ragazzi e ragazzi, alla prima giornata qui al Palla Farfalle di pallamano della Serie A Beretta femminile. La Cellini Padova ospita il Pontinia, Cassa Rurale Pompinia. Pontinia, ci aspettiamo una partita spettacolare prima della prima giornata del campionato. Ne vedremo sicuramente delle belle, anche perché lo spettacolo della pallamano è qui al Palla Farfalle di Padova. Partono le padrone di casa. Attaccano da sinistra verso destra, continua da destra verso sinistra. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro, tutto sembra pronto, giocatrici in campo. Preparazione, gran clima, applausi, ricordiamo partite a porte chiuse. Comunque, le giocatrici sia dalla panchina che in campo faranno sentire il loro calore, come il pubblico a casa. Un attimo di attesa, ci siamo quasi. Si parte, partito il campionato anche per queste due squadre. Si parte con la Cellini che attacca, con le due sorelle Giocup in campo, come terzino sinistro Bevelin Engarua, Arubi Fatima come terzino e Meneghini come pivot. Ivana. Quindi tutte e tre le sorelle Giocup in campo. Questa è una novità. Adesso partono subito all'attacco. Dalla sinistra verso Vanessa, Carell. Le due sorelle Giocup scambiano
si allarga l'ala però fa cedere il centrale. Bevelin che attacca sempre, gran palla sulla sinistra e sotto le gambe del portiere, 1-0 Cellini. Grande attacco, gran movimento di squadra ad aprire la difesa del Pontinia, che adesso prova a ripartire. Primo tocco sulla palla, può anche sentire questo pallone per riprovare le sensazioni dopo un'intera estate vissuta. La Barboso che imposta sulla destra l'ala, poi attenzione al pallone dentro, spiziato, si parte dall'ala che prova ad attaccare, una finta, palla ancora dietro, chiude bene la difesa del Cellini che adesso fa fallo, primo fallo della stagione. Segna Ivana, un po' aggressiva la Cellini, parte dietro un po' come fanno Pontino, sono due squadre che dal punto di vista difensivo si assomigliano un po'. Attenzione a questa palla dentro sul pivot, tutto solo, gran smarcamento, gran palla dentro e pareggio del Pontinia. Adesso si riparte con la Cellini, l'arbitro avvisa un po' di calma, partiti troppo presto, adesso è tutto pronto, si parte dietro per Carelli. Bevelin che imposta, toccheranno molti palloni queste due giocatrici, molto giovani, fanno parte del progetto Cellini, sono nel giro della nazionale sia Under 19 che Under 20, che nella nazionale maggiore hanno fatto le loro esperienze, sicuramente un gran futuro sia per questa squadra. Gran tiro di Vanessa Giogap, cioè, spero di partire un po' velocemente, aspetta un po', dovuta a Colloredo il suo esordio con la maglia del Pontinia, ha fatto un gran gol prima, spiziato, si parte ancora dietro, cerca di studiare adesso, una fase di studio delle due squadre, vedere come si muovono gli assetti difensivi, anche nuovi, per provare anche nuovi schemi, perché comunque la prima partita è anche questa, provare le cose provate in allenamento, cercare di metterle a segno in qualche modo e vedere fino a dove si può arrivare. Ecco la partenza dietro, si è liberato squizziato con lo sfondamento, gran difesa qui di Vanessa, prova a ripartire Brock, ok, contropiede Cellini in gerue, velocissimo, si sbarca e gran tiro sotto la traversa, 3-1 Cellini subito con un 2 minuti per una spinta di Barbosu, subito un 2 minuti. Sì, quindi oltre al danno anche la beffa in questo caso, perché subito il più 2 inizio partita dopo 3 minuti, poi per carità c'è tutto il tempo per rimontare, però abbastanza pesante, soprattutto perché una giocatrice che in difesa si faceva vedere la differenza. Adesso un po' di cambi senza il portiere, extra player per il Pontinia che ci prova, un po' rischiosa ma deve provare a ricucire lo svantaggio, vuole provare a dare un segnale anche alla Cellini per vedere che nonostante questo piccolo assalto, questo piccolo distanziamento di punteggio, molto piccolo comunque, si può recuperare subito anche provando qualche rischio in più. Sul terzino spizzato, imposta Davoli sulla sinistra, libero spizzato, la vede, si prova ad andare sull'ala ma non c'è spazio, chiude bene la Cellini, anche spizzato che è un gran tiro, gran palla dentro ma chiude bene la difesa con fallo, aveva trovato un pertugio forse troppo piccolo quello spazio per Colloredo, si poteva provare altro ma il tempo se ne stava andando, ci hanno provato e hanno guadagnato il fallo. Ok, Colloredo prova a girarsi anche fuori dall'arma, sbaglia il passaggio, che Beverly che c'è la porta vuota e segna, 4-1 Cellini. Eccolo il rischio dell'extra player, se si sbaglia il passaggio per un'incompressione anche molto piccola si rischia grosso. Ci riprovano però, anche perché i 2 minuti sicuramente non sono passati, subito time out per la squadra ospite. Noi ci fermiamo per il mini break, chiamato il time out della squadra ospite.
Pronti a ripartire? Che inizio per l'Accellini. Continua, che fa un po' più fatica. Adesso deve anche scontare, deve finire di scontare i due minuti del difensore. Si è ripartito. Si è partito con squizzato. Tanti palloni per lei. Si vede che ci prova a farsi entrare nella manovra. Anche questo inizio non facile. Prova a prendersi carico delle responsabilità. Occhio anche tanti palloni che può girare la centrale Davoli. Con un grande asse con il nuovo pivot Colloredo. Che si sono creati tanti spazi in difesa Cellini, che ci prova con una difesa alta e guadagna fallo Colloredo. Stanno trovando grandi varchi. Aspetto questa difesa alta poi a chiudersi per provare a farle entrare e poi chiudere. Questa è la difesa dell'Accellini. Se ci riprova ancora con Davoli, prova a sfondare. Insiste e guadagna fallo. E fallo dai 9. Indicazione del mister D'Accellini che insiste con questa difesa, che sta mettendo in difficoltà la squadra ospite, che comunque è brava per far girare palla. Finiscono i due minuti, arriva però il passivo. Attenzione, deve attaccare subito Davoli. Prova ad andare con l'ala, cerca spazio centralmente, prova il passaggio e fallo ancora. Fallo ancora di piede, probabilmente. Quindi 9 metri, c'è il passivo. Attenzione, devono sbrigarsi, troppo tempo per provare il tiro. Quindi palla all'Accellini, che prova a ripartire. Vediamo che i due minuti sono finiti. Parità numerica ristabilita. Gran tiro, palo con fallo però. Con fallo per Jogap Karel, che ha provato a sfondare in contropiede, è molto brava a cercare di prendere il tempo prima che si sistemasse la difesa ospite. Però subito il fallo dai 9, quindi si riparte con calma l'Accellini, che comunque ha un buon vantaggio, deve tenerlo. Pontine per adesso si è riportata in parità numerica. Anche la Rubi, che delle due ali è sempre quella che si accentra un po' di più. Gran tiro sotto l'incrocio, Vanessa Jogap. Già la seconda volta così, attenzione da quella parte. Anche il duello tra i due terzini, Vanessa Jogap è squiziato, che adesso si porta centrale. Abbiamo detto, stava toccando tanti palloni, adesso prova a invertire le posizioni con Barbosu. Squiziato dall'altra parte. Colloredo, che esce molto spesso dall'area per cercare di far manovrare bene le sue. Lo squiziato, gran spazio trovato, che apertura. Un varco nella difesa da Cellini e poi fredda davanti al portiere. Non si riparte dal meno 3 per il Pontine, che sta provando a recuperare. La Cellini con calma prova a impostare, anche perché senza avere fretta qualche varco entrambe le squadre riescono a trovarlo. Sena Bevelin con la centrale per Kalel, le lasciano molto spazio anche per entrare in area, poi però si chiudono per provare a farle tirare, magari a murarle in qualche modo. Anche Karel si è accentrata. Vanessa che può provare, sembrava poter tentare lo scarico, poi Vevelin tutta sola sulla seconda palla che era stata deviata in qualche modo e poi subito riattiva la pace Vevelin Ngerua. E più 4 ancora Cellini, che in qualche modo riesce sempre a star lì. E si prova a ripartire il Pontinia. Molto difficile, bell'inizio di stagione da parte della Cellini. Pontine adesso vediamo come reagirà, anche perché è una squadra che deve reagire, ha grandi ambizioni per questo campionato, nuovi innesti, deve cercare di fare un po' di rodaggio. Attenzione a questo intercetto mancato da parte di Ivana e gran spazio, grande inserimento e gran tiro sul secondo palo con la mano destra da sinistra Barbosu. Non era un gol facile, non era per niente un gol facile. Anche Bevelin si ferma all'improvviso, prova a ripartire velocemente la Cellini, ma deve organizzarsi. Toccato dentro l'area al pivot. Due minuti in Garua. Probabilmente per qualche contatto dentro l'area, sembra di aver capito. E quindi dopo i due minuti del Pontine iniziamo così la stagione con altri due minuti per l'Accellini nel primo tempo. Questo è il momento per il Pontine di provare a recuperare, anche perché lo svantaggio non è così grande, sono solo 3 gol, si possono fare con calma. Infatti non partono subito all'attacco, può aprire la difesa giocando anche largo. Infatti con due pivot ci provano. Barbosu, grande inserimento dentro con Loredo, che parata, primo sussulto in porta su Martina Blocca.
E adesso la Cellini proverà a far correre il cronometro. Con un cambio anche, entra l'altra sorella Ruby. Abbiamo Fatima in campo dall'inizio e adesso anche Sara. Vedremo dove giocherà, sarà interessante. Lei può fare molti ruoli, può fare l'ala, può fare il centrale. In questo caso sembra fare il centrale. L'anno scorso ha giocato anche da pivot. Sara, scambio con Vanessa. C'è Meneghini che si accentra, prova a cercare spazio, prova ad attaccare lo stesso la Cellini. Difficile ma ci prova. Anche Sara, passaggio rischioso, prova a liberarsi. Carella dall'altra parte, Vanessa, tiro difficile, pallonetto! Che tocco di classe! Che tocco di classe, più 4 ancora Cellini. Un'inferiorità numerica. Adesso Pontina però deve provare a fare qualcosa in più. Soprattutto adesso, questo è il momento. Perché il risultato rischia di rimanere così. Tempo ce n'è, giusto, ce n'è, però rischia di rimanere così il risultato. Ma che barboso. Imposta lei adesso, si centra, gran palla, sull'ala, gran scambio, e poi parata ancora di Martina Brocca. Gran parata, è stata fredda, aspettato che tirasse il tiro, non era fortissimo. Ha avuto il tempo di metterci la mano e farla andare sulla traversa. La Cellina è ancora lì, Pontine che sta facendo molta fatica anche in superiorità numerica. Riesce a trovare lo spazio, però la finalizzazione non è ancora arrivata in questa prima partita. Adesso imposta a Ruby, chiama la sorella, il movimento per cercare di togliere dalla linea. Difensore, siamo in parità numerica. Tornata Bevelin che cerca subito il pallone. Gabriele è una giocatrice potenzialmente devastante. Appena prende contatto con la palla, gran movimento. Con fallo e c'è il passivo. Aveva segnato e c'è stato fallo precedente al tiro e occhio al passivo. Può provare Bevelin. Eccolo il tiro! Gran parata. Gran parata di Ramazzotti. Però fa ripartire l'azione. Occhio al contropiede, la difesa scoperta. Grande inserimento il tiro. Con fallo e 2 minuti. Ancora una volta Bevelin. Ancora una volta Bevelin con i 2 minuti. Questo può essere un colpo pesante. Al terzo vuol dire espulsione di una giocatrice, come dicevo prima. Se entra in ritmo può far cambiare marcia questa Cellini, come è stato un po' all'inizio della partita. Il tiro dei 7 metri, gran tiro, gran piazzato di Podda. Gran piazzato col suo mancino, riuscita ad angolarla così bene, portiamo non potuto far nulla. E siamo a meno 3, Pontina è tornato e ha altri 2 minuti per cercare di ricucire lo strappo in superiorità numerica. E la Ruby che prova a impostare. Si muove bene la difesa, si muovono tutte insieme. Seguendo la palla, trova spazio, Carella, gran palla Ruby, passi! Passi visti dall'arbitro. Adesso però si deve ripartire con calma. Questa è stata un po' un'ingenuità. Barboso prova ad impostare, tanti palloni toccati anche da Conte. Deve mettersi in moto anche lei, è entrata. Se si mette in ritmo anche lei può cambiare le sorti del match. Barboso, ecco, è proprio Conte che entra, gran parata di Martina Brocca. Ancora una volta lei c'è. Ancora una volta lei c'è in un momento di difficoltà della partita. E infatti, time out per coach Saadi della Cellini. Torniamo tra poco. Gli arbitri chiamano le giocatrici in campo, si può ripartire con la Cellini in possesso di palla, che è ancora in inferiorità numerica
è stata anche un po' ingenuamente, era appena tornata Beverly Ngarua in azione d'attacco, in difesa sono rientrate male e si sono fatte sorprendere con una buona azione del Pontinia che ci ha provato subito a correre in avanti. Questa anche un gioco della palla a mano, cercare di tenere basso il ritmo quando si può e alzarlo all'improvviso per sorprendere l'avversario. Questo è un po' quello che provano a fare entrambi gli allenatori, anche con le difese così basse. Prova ad attaccare adesso la Cellini. Si libera Vanessa Giocapo con un gran movimento, subendo il fallo. È riuscita ad arrivare al tiro, però sbilanciata. Giustamente si riparte con un tiro dai 9 metri. Siamo adesso le indicazioni. Prova ad andare, gran spazio. Fallo. Guarda nel fallo Vanessa. Indietro, prova a far girare palla. Tempo ancora un po' ce n'è. Poi Saccarella, lo scambio, Meneghini deve provare a inventare qualcosa. C'è il passivo. Il gran tiro, palo. E poi palla al Pontinia, contropiede. Due contro due per l'entrata Beverly, ma c'è troppo spazio di là. E palla sotto le gambe. Ha detto bene Bassanese, che era tutta sola. È stata bravissima a seguire l'azione. Era appena rientrata in quel momento Beverly. Ma il Pontinia si fa sotto, meno due. Era tanto che non era sotto meno, era sotto meno due il Pontinia. Sta recuperando con calma, con pazienza. Questa deve essere anche una chiave durante la stagione, sia da una parte che dall'altra. Con pazienza si può arrivare a qualunque risultato. Bevelin adesso deve stare attenta perché è già a 2-2 minuti. Prova a trovare spazio Vanessa per palla lato. Gran tiro sotto le gambe. Meneghini buca il portiere. Siamo più tre ancora Cellini. Spiziato, gran palla, gran movimento e poi chiusura con fallo. Chiusura con fallo, non era scontato. È stato il gran movimento di Barbosu, che adesso continua ad impostare. Spiziato rimane terzino sinistro. D'altra parte Conte. Vuoi sentire la palla? Chiama lo schema Barbosu. Palla per Spiziato. Si rimane sempre così. Poi a un certo punto avanzamento in avanti. Barbosu prova a cercare qualche spazio, palla dietro, Squizzato prova a liberarsi con fallo. E i due minuti. E i due minuti. Per Carella. Due minuti per Carella. Sembrava un fallo normale. Però, due minuti ha detto l'arbitro e la Cellini è ancora sotto. E attenzione perché adesso il Pontinia deve approfittarne, perché tre volte in superiorità numerica. Siamo ancora a meno 3, deve cercare di ricucire almeno un po' lo strappo, ancora un po' di più. Che Squizzato che calibra, gran movimento, controtempo, gran palla dentro. Ma c'è il fallo? O ha toccato l'area? Incredibile, che opportunità, aveva fatto una grandissima trama di gioco. Poi palla alla Cellini, tutto ad un tratto. Che adesso deve provare ancora una volta a gestirsi in inferiorità numerica. La palla per la Ruby, che continua a fare la centrale. Poi può essere una scelta il fatto che sono state sempre in inferiorità. Comunque può essere una chiave anche di questa stagione. Per Beverin che palleggia. Il taglio di Arubi di Fatima. Sara che palleggia. Poi attenzione al gran tiro che prova. Era sotto passivo. Ha perso un po' di tempo. Tiro abbastanza difficile. Poi gran palla in avanti. Il tiro parato di Martina. Brock. Gran parata, ce l'ha provato ancora Podda. Era stata lei proprio su un'azione simile a finalizzare e andare almeno due. Adesso però Martina ha detto di no, ancora una volta decisiva in questo inizio partita. Se il Pontinia non è in parità o in vantaggio è anche grazie alle parate del portiere della Cellini. Ok, adesso Vanessa che ci prova ancora una volta col mancino incrociare, palla fuori però un po' imprecisa adesso. Che Squizzato, c'è tanto spazio, prova ad andare, si libera, il tiro, palo fuori, chiamato fallo di Meneghini. Tiro dai 9. Tiro dai 9, ci aveva provato, è riuscita ad andare al tiro, aveva sbagliato, però si guadagna il fallo con una grande azione, un gran contromovimento di Squizzato. È uno dei migliori in questo momento il Pontini. Sta proponendo bene Barbosu. È rientrata Carella. Parità numerica.
subito indicazione da parte di Sabio. Fa girare Colloredo, schizzato, prova a far muovere la difesa, c'è un varco sull'ala, ma era troppo difficile, aveva chiuso bene la difesa della Cellini, che adesso riparte, palla fuori e palla per Beverly. Perella appena entrata prova a cercare un varco, fanno entrare spesso, poi la chiudono all'ultimo. Beverly prova il tiro, era molto difficile, è stata chiusa da tre giocatrici, poteva fare un po' meglio, ma ha chiuso bene qui la difesa del Pontina, era proprio aspettata, le hanno lasciato spazio e poi l'hanno chiuso all'ultimo per il tiro, ha fatto fare un tiro molto molto difficile. Ecco Barboso, chiamano lo scherzo del loro pivot, del pivot del Pontina, perché con questa uscita prova a far muovere la difesa ed ecco il taglio. Conte, palla larga, contatti, giocatrice a terra, si continua ancora Barboso, palla dentro, Colloredo prova a girarsi, chiusa da due e fallo, tiro dai 9, quindi semplice fallo. Però è stata chiusa molto bene, si è trovato lo spazio, lei ce l'ha questo colpo, ce l'ha questa girata all'improvviso per trovarsi spazio per concludere. Ancora meno tre puntini, deve provare a trovare un gol subito, ma perde palla, passaggio sbagliato, se ne va Carell, palleggia abbastanza veloce, dentro ci sono giocatrici libere, prova ad andare sola e sbaglia, e sbaglia, era anche andato un po' in squilibrio. Poi è brava comunque la sorella a far fallo, a cercare di fermare il contropiede del Pontina, che prova adesso a ripartire. Qui difesa un pelo disattenta, gran palla dentro, poi fallo. C'è stato un intercetto dopo il passaggio un po' così di Conte, dovuto però al fallo. Qui poteva fare un po' meglio il contropiede del Pontina, lo dice anche l'allenatore. È stata bloccata subito dal fallo di Vanessa dopo che la sorella Carella aveva sbagliato il tiro. Però il risultato è ancora bloccato sull'8-5 quando mancano 12 minuti alla fine. E occhio che ci potrà essere adesso qualche cambio. Eccolo qui, sì. Cambio, entra. Non è un acquisto Pugliare dalla parte dei Cellini. Anche per la partita è molto intensa. Sicuramente ci sarà spazio anche per delle forze fresche dalla panchina. Spiziato adesso farà centrale. Scambiato di posizione, prova cambiare qualcosa perché il tabellino del punteggio non si smuove dalla parte del Pontina. È spizzato per trovare spazio dall'altra parte, gran passaggio di prima, ma non c'è spazio nella parte dell'ala. Occhio ancora spizzato, entra dentro l'ala, gran tiro! Sotto il 7! Che tiro! Spizzato, veramente uno dei migliori delle sue. Si è dovuta inventare un tiro quasi da ferma, le hanno lasciato spazio, però quello era quello che bisognava fare. Provarci, c'è riuscita. Ha trovato l'angolino giusto, per dire. Adesso ci riprova la Cellini con Carella, prova a far girare palla, prova a conquistare fiducia al Pontina, che è stata sotto per tutto questo tempo. Adesso però la Cellini non vuole perdere il guizzo dopo che è stata in inferiorità numerica per ben tre volte. Carella, fallo. E si riparte però il Pontina. Cellini ha perso palla subito, prova il contropiede. Barboso che tira! Spiazza il portiere, sembrava anche troppo facile. Tutto ad un tratto, Pontina meno uno. Progressione tutta sola, trova spazio e spiazza il portiere. Sull'angolino sinistro. Tutti questi minuti senza segnare e dopo questi due gol sembrava veramente anche troppo facile. Adesso però ancora nulla di fatto, la Cellini è ancora più uno e deve provare ad agguantare ancora un po' il risultato. Pontina, per Pontina ora è il momento di attaccare, ora è il momento di incidere, di ricucire lo strappo. Carell ci prova, Bevelin, Carell, c'è il taglio della sorella Vanessa, taglio anche di Arubi che però pesta l'area dei 7, prova a ripartire il Pontina. Altra palla persa Cellini, la seconda consecutiva. Occhio Barboso, per ripartire, ha già fatto gol da lì. Appena adesso poi manca il controllo, squizzato e palla fuori. Non è riuscita a recuperare Bassanese. E lei, a parte un gol, si è vista un po' poco, cercata poco dalle compagne. Però il suo ruolo è quello di farsi trovare pronta nel momento giusto. E non è un caso che fosse dalla parte di Meneghini, che hanno un ruolo molto simile. Adesso però c'è Pugliare lì. Prova subito a cercarla, si accentra la mancina.
Eccola qui, numero 13. Prova ad andare, palla per Beverin. Subisce forse fallo. Beverin ha spazio. Prova ad andare, poi palla di là. Carell! Sotto l'incrocio. Sono riusciti a trovare il varco con fallo e 2 minuti. Meglio di così questa azione non poteva andare per l'Accellini. 2 minuti per Bassanese, che aveva spinto Carell Giogap nel momento del tiro. Adesso un po' di indicazione da parte del Pontinia, che si trova ancora in inferiorità numerica. Proprio questo è quello che ci vuole per l'Accellini. Un guizzo, un attacco, un'occasione. Pontinia adesso, la strada ancora in salita, però hanno le qualità e le capacità per rimontare lo strappo in maniera molto veloce. Abbiamo visto prima con 2 gol in 1 minuto praticamente. Si riparte. Lo squizzato che controlla, cerca di mettere in ritmo le compagne. Conte, extra player, senza portiere anche adesso. Come inizia la partita, nel momento in cui l'Accellini ha creato quel vantaggio che si trova adesso. Barbosi. Bravo il prof a farsi vedere. Rischia anche l'infrazione di passi, ma riesce a servire la compagna. Palleggio, Conte in qualche modo, prova il passaggio, sbagliano. Ok, la rimessa, sono senza portiere. Palla verso Rubi. Può puntare la porta, il portiere è appena rientrato. Prova con calma l'Accellini. Prova con calma l'Accellini. Hanno gestito forse male il contropiede, ma sono in superiorità numerica. Possono provare con più calma ad attaccare la porta avversaria. Vanessa, si parlano, cercano in qualche modo di aprire la difesa. Carell che prova ad attaccare, sbaglia il passaggio, brutta palla persa qui, brutta palla persa di Padova. E adesso può respirare Pontinia, perché in questo momento è molto sotto pressione. E schizzato che imposta. Interessante questo cambio di posizione molto spesso tra Barboso e Schizzato. Proprio da lì sono nati i 2 gol che avevano portato Pontinia a meno 1. Adesso provano a scambiare, si apre un guizzo, prova a chiudersi, prova ad infilarsi il squizzato, ma si chiude bene la difesa. Adesso fallo dei 9. Ancora in Pontinia, sempre con l'extra player senza portiere. Palla sbagliata, attenzione perché adesso rientra il portiere. Sì, c'è la rimessa, battuta ancora forse un po' troppo lenta. Adesso l'Accellini ancora con calma. Le sorelle Giocap scambiano. La terza sorella fa da pivot adesso. Deve andare da destra. Si accentra. A Rubi. Sembrano con poche idee. Ci provano. Scambio di là. Grande inserimento! E poi gran difesa però. Gran difesa di Colloredo, che si era messa in mezzo, le ha fatto fare un tiro sporco e palla fuori. L'Accellini che ci ha provato, ma si è chiusa molto bene Pontinia, anche sembrava senza idee. Però suonare la carica adesso Sardi. Si torna in parità numerica. Questo è il momento, a 6 minuti dalla fine. A Barbosso, prova a cercare spazio, si accentra all'improvviso, dall'altra parte Conte, cambia gioco e poi fallo, c'è la palla verso Vanessa che si gira, prova a centrarsi, cerca spazio, tiro ribattuto in volto, tiro battuto in testa, sarà rimessa però il gioco fermo giustamente per un colpo in testa, è stato tosta, molto molto tosta, si è trovata in volo, ha tirato, era marcata. Palla in volto, si chiama per asciugare un po' il campo dopo la caduta.
Si riparte dunque con una rimessa a Cellini. Nessun problema dunque la giocatrice del Pontino. Però si riparte ancora con la Cellini in attacco, che deve provare a far girare un po' di più la palla anche sulle ali, come deve fare il Pontino, perché abbiamo visto un gioco, un fraseggio molto molto all'indietro, con poca profondità e poco largo. Adesso però ci prova con un cambio la Cellini, con Bevelin che sposta la centrale, prova a cercare spazio, sbaglia il passaggio e in più Rivana tocca la linea, tocca l'area del portiere. Si parte con Pontino, voleva partire più veloce ma l'arbitro non l'ha permesso, la rimessa deve essere battuta dall'aria. Poi palla per Coloredo e prova a sbracciarsi in qualche modo, è sempre ben chiusa, ha l'abilità di girarsi e andare via, l'ho detto anche prima, ma è sempre ben chiusa oggi. Infatti ha dovuto muoversi, spostarsi, cercare qualche altro varco. Adesso Conte che imposta da centrale con Barboso a sinistra, squizzato a prendersi un po' di riposo in panchina, anche perché servirà per tutto il secondo tempo. Barboso palla dentro, Conte prova a girarsi il tiro, Martina Brock ci arriva e la manda in alto, e adesso la Cellini può ripartire, mancano pochi minuti. Spazio per Vanessa, palla di Bevelin molto alta, ci ha provato, forse voleva anche un fallo sul tiro, nulla da fare, riparte il Pontinia, occhio lo spazio di Conte che se ne va, c'è spazio centralmente, poi palla larga, c'è spazio sull'ala, tantissimo bene questo fraseggio andava bene, palla a cercare l'ala, tantissimo spazio per Podda che segna ancora. Un momento decisivo, lei c'è e porta meno uno Pontinia. A Rubi proviamo a ripartire con le sorelle Giogap, toccato ancora pochi palloni la Pugliara da parte di Cellini. Cambiano le due sorelle, cerca qualche movimento per difesa della Pontinia, rimane lì per staccarsi a Rubi, la segue molto bene Corda, c'è il taglio, il tiro, gran botta di Carella, il portiere non ha potuto fare nulla, non poteva fare niente. Ogni volta che la Cellini è riuscita a trovare un tiro pulito è riuscita ad andare a segno, e infatti siamo 18. Lo spazio, la Cellini invece adesso a 40 secondi proverà a tenersi l'ultima azione per cercare qualche affondo per tornare ancora in vantaggio, anche questo sarebbe molto importante prima di finire il primo tempo. Momento decisivo, la partita è molto tirata, prima della stagione. Carell, Bevelin in centrale, si è staccata a Rubi, poi attenzione Vanessa, gran parata, il primo sussulto di Ramazzotti, anzi il secondo, ma molto molto importante. Ok, 15 secondi, prova Barboso, il taglio dentro, grande intercetto, poi protegge la palla, si gira, fallo. Se ne mancano 5 secondi, il tiro Barboso, no, sotto le gambe, all'ultimo trova l'agguato del vantaggio Pontinia, così dal nulla, tiro dal basso sotto le gambe del portiere, Pontinia in vantaggio, prima volta nel match, fine primo tempo. Ora vi lasciamo così, il break pubblicitari, ci troviamo per il secondo tempo perché da come abbiamo visto ne vedremo delle belle.
Quindi ci siamo, stiamo per ricominciare. Secondo tempo è qui. Ci siamo chiusi con un bel bolide, più uno Pontinia, che per la prima volta è tornato in vantaggio. Adesso per ricostruire si ricomincia col secondo tempo. Grande atmosfera per questa prima partita in casa della pallamano Cellini Padova al Palafarfalle. Si ricomincia con Conte centrale per il Pontinia. Davoli a destra da terzino. La Podda che ha chiuso molto bene il primo tempo, ha avuto qualche guizzo interessante, è stata una delle protagoniste per ricucire lo svantaggio e poi per portare il vantaggio continuo. Conte che amministra, Prela è entrata, il più giovane in campo, a chiudere, c'è stata la palla dentro per Colloredo, la gran parata sempre di Martina Brock, che oggi si è fatta molto ben vedere. Anche adesso le due sorelle Giogap che provano a ripartire, la difesa di Pontini si è chiusa molto bene. Dopo la parata si è ripartito con Bevelin sulla sinistra. La palla e lo schema. Carella Giogap. Fa vedere a Rubi che adesso fa da pivot. Posto di Ivana. Fatima per farsi vedere che si è centrata da ala. Poi Bevelin che prova il gran tiro. Prova a schiacciarla. Il tiro è venuto un po' impreciso sulla sinistra. E riparte il portiere. Prova a ripartire Pontinia. Con Barbosu, una delle migliori in campo sicuramente, che torna centrale. Cambiano molto spesso il centrale per cercare di non dare punti di riferimento a Pontinia. Questa può essere una chiave anche per il resto della stagione. Forse un po' per la prima partita, per vedere chi gestisce meglio il ruolo, chi si sente più a proprio agio. Intanto sempre Colloredo che esce molto per cercare la palla, per sentirla, per scambiare. Occhio al taglio, chiusura decisa ma pulita di Carelle. Prova adesso di andare, grande intercetto di Rubisara. Un intercetto, un 3 contro 1, palla dall'altra parte, Prela se ne va, Prela da sola contro il portiere, gran sinistro e parità Cellini. Angela Prela prova a farsi vedere, un po' di presenze anche per lei in finale di stagione. D'altra parte occhio, okay, gran taglio, grande apertura, gran tiro e torna in vantaggio il Pontinia. Questo era quello che bisogna vedere un po' anche durante il primo tempo. Messa male la difesa da Cellini, punita subito. Poi quel tiro con fallo. Fallo normale di gioco, però con fallo. Provato un tiro abbastanza difficile. Molto difficile. Vanessa Giogap. Se si richiama ancora per pulire il campo dalle macchie di sudore. Chiama la calma l'arbitro. Però il ritmo si è alzato. Si prova a cercare qualche spazio in più, a far muovere un po' di più la palla. E si vede comunque partita sempre in equilibrio. Un ultimo controllo al terreno del gioco. E si riparte col fallo dai 9 per la Cellini. Gestisce Karel Giogap, il nuovo centrale di questa stagione. Bevelin fa da terzino sinistro. Occhio a questa coppia con la sorella Vanessa, si propongono sempre molto bene. Tutte molto giovani, tutte millennials e tutte in giro nazionale. In questo taglio, gran scambio, poi il tiro dalla distanza, anche qui molto difficile. Pontinia si è chiusa molto bene e la palla è andata fuori. Adesso il taglio, prova ad andare Barbosu, prova a cercare spazio, si gira, palla di là, gran tiro, poi palo, poi impreciso, hanno trovato molto bene lo spazio sul centro-sinistra la Davoli, che adesso però torna in panchina, si prende qualche indicazione dall'allenatore. Questo era il momento per comunque andare sul più 2, è stata una grande occasione non sfruttata per Pontinia. Adesso deve provare a ricucire lo strappo alla Cellini. Però grande sostegno da parte della panchina di Pontinia, grande intensità anche in difesa. Ciò nonostante stanno sempre sulla linea dei 7. Adesso prova a muoversi Vanessa, crea spazio, grandissima palla dentro e fallo, grandissima palla dentro di Bevelin per la Rubisara, che poi prova a cercarsi lo spazio, subisce il fallo non dai 7 ma dai 9. Non abbiamo visto ancora un rigore solo. Attenzione che lo spazio trovato da Bevelin, che però tira in braccio al portiere ed eccolo chiamato appena adesso. Tira dai 7 metri, ha trovato benissimo lo spazio col movimento di corpo. E cambio portiere per il rigore da parte del Pontinia.
dalla linea dei 7 cade il jogup. Carel contro Cialelli. Finta. E gran destro sul piede d'appoggio del portiere che non ha potuto fare granché. Ed ecco il cambio, torna Ramazzotti in porta e il Pontini riparte. Con però risultato in parità. Occhio al cambio adesso, Davoli centrale. Con Conte a destra. Scambiare con Podda. Adesso provano a ragionare un po', a vedere come si sistema la difesa. Davoli che scambia. Sta molto largo il pivot con Loredo. Poi palla dietro, inserimento, intercetto e palla da Brock. Palla di Brock che prova il lancio lungo, troppo leggibile. E occhio al contropiede, 3 contro 3. Podda subisce il fallo. Molto intelligente da parte di Beverly Ingerua. Potevano fare di più le quali giocatrici puntini, ma molto brava Ingerua, molto brava a chiudere l'azione. Momento in cui il lancio un po' impreciso da parte del portiere della Cellini stava per scaturire un contropiede molto pericoloso. Occhio a Conte e Barbosa. Barbosa con Loredo che esce moltissimo, non trova spazio. Questo permette alla difesa un po' di salire. Attenzione al tiro basso, intelligentissimo, intelligentissimo di Giulia Conte. E occhio a Cellini che riparte. Attenzione al tiro subito, palla deviata, traversa, gran parata, gran deviazione del portiere. Ma palla alla Cellini per fallo da 9. Palla dei 9 metri. Tiro provato all'improvviso, contropiede con la deviazione, grandissimo riflesso, grandissimo di Ramazzotti che manda sulla traversa. Poi però la Cellini per ancora palla e con calma prova a gestire. Chiamano lo schema, che Beverly. Molto bene la linea della Pontina. Molto bene. Però la Cellini prova a far girare, gran finta di Alubisara che subisce il fallo con i 2 minuti di Podda. Se l'è persa, grandissima finta, sembrava passare, invece si è inserita in mezzo a due, subisce il fallo, l'ha tirata addosso al portiere che si è steso molto bene, però poi subisce il fallo e 2 minuti. Superiorità numerica Cellini e occasione per pareggiare. Un'altra volta cambia portiere, stavolta va Di Giugno. E ok, Beverly Ngarua. Fischia l'arbitro. Ngarua, gran parata! Col piede di richiamo la schiaccia lì, ha provato a schiacciarla Beverly. Ma Di Giugno veramente una parata importantissima. Rimane a più uno Pontinia. Va provato in qualche modo, la direzione era anche giusta, però con un guizzo è riuscito a schiacciare la palla a terra il portiere della Pontina. Barbosa adesso da centrale, però non dare punti di riferimento alla difesa della Cellini. Poi con calma provano ad attaccare con doppio pivot. Ok, Barbosa che trova spazio, Brock la para, poi non parte anche per un fallo da parte di parata di Giugno. È entrata adesso, non si vuole più togliere, le prende tutte e ancora più uno Pontinia che prova a ripartire. Barbosa cerca spazio, si ferma, grandissima apertura e palla sotto le gambe, prova a scavalcare Prela, si poteva fare solo quello e l'ha fatto. Qui però molto distratta la difesa della Cellini, peraltro in superiorità numerica, in inferiorità numerica il Pontinia è riuscito a resistere, andare in vantaggio doppiamente. Ok, adesso vedremo come reagirà la squadra di casa con cambio centrale, però non può perdere tempo perché i 2 minuti stanno per scadere, bisogna sfruttare questa occasione. Beverly si gira la difesa, cerca qualche spazio, il taglio di Arubi, prova ad andare, palla dietro Vanessa, grande apertura Carella. Un bel cambio di gioco, bel cambio di gioco, aperto bene la difesa, si è andata dall'altra parte e meno uno Cellini, proprio questo andava fatto.
Adesso Pontina prova a reagire in qualche modo, lasciando passare un po' il cronometro. Eccolo qui, parità numerica ristabilita con Pod che rientra. Per adesso sentire la palla. Pareggio della la riduzione del risultato della Cellina è stata fondamentale. Per adesso il Pontina può metterlo a lungo, anzi deve metterlo a lungo per dare un segnale chiaro a questa partita. C'è ancora molto da dire. Occhio al taglio dietro Davoli, sbagliano passi, passi le giocatrici Pontina. Questo non era il modo di gestire il pallone. Adesso però deve approfittarne la Cellini, momento decisivo per pareggiare. Bevelin visualizza un po' la situazione. Carella ancora da centrale, scambia con la sorella. C'è Sara che cerca di lasciare spazio alle due. Ok Vanessa, palla verso Prela, ancora Giogap sotto l'incrocio dal nulla, un tiro difficilissimo, si alza con grandissima esplosività e il suo sinistro non lascia scampo a Di Giugno, che poteva fare tutto. Questo era un po' difficile da prendere. Adesso riparte Pontina con Barbosu, parità ristabilita. Occhio a Conte, adesso si stacca moltissimo con Loredo, addirittura la posizione della centrale, torna indietro, occhio allo spazio, non lo sfruttano, marcatura a uomo per Barbosu, occhio allo spazio creato dall'altra parte, palla molto alta per l'ala Poddu, prova a girarsi, Conte centralmente, ancora sulla sinistra, gran varco, il tiro dentro, grandissimo varco cercato e ottenuto da parte ancora una volta di Barbosu. Operazione ripetuta, occhio adesso al contropiede Engarua, c'è tanto spazio per Prela e lo sfrutta il mancino di Prela. Secondo palo c'era lo spazio, l'ha visto Bevini che ha tirato tutta l'attenzione della difesa su di sé, e parità numerica. Al colpo del Pontini risponde Cellini. Conte Barbosu, Davoli che adesso se ne sta in campo come terzino sinistro. Ancora una volta questa palla per Colloredo che è imposta, cerca di muovere un po' la difesa, prima ha funzionato. Ok Barbosu, scambio per Davoli che prova il gran tiro, non ci arriva Martina Brock, gran piazzato sul primo palo. La Cellina adesso che deve ancora inseguire. Ok a Bevelin, prova subito a far ripartire l'azione subendo il fallo Colloredo. Doppiamente provato a essere sicura che rimasse il fallo l'arbitro. Ok Bevelin, ripartita l'azione con calma la Cellini, batte le mani la panchina di Pontina, prova a farsi sentire, il gioco si ferma per asciugare il campo. Tanto lavoro oggi per asciugare il campo, una partita fisica con grande ritmo a sprazzi e tanti bei contatti. Si parlano le sorelle Giogap, provano a intendersi, provano a smuovere un po' la situazione di questa difesa molto solida del Pontini. Indicazione per Prela e per Rubisara. Cambiano il centrale e il terzino sinistro. Vanessa carica, salta, pesta la linea una giocatrice del Cellini, prova a far ripartire velocemente il gioco Pontinia, ma l'arbitro chiama, è stata pestata la linea all'area del portiere, bisogna ripartire dal portiere. Quindi Di Giugno che adesso è rimasto in campo dopo le 2-3 super parate, la prima sul rigore di Beverly Ngorua. Adesso Davoli, Barbosu è squiziato che è tornato in campo. Comunque però può essere un fattore molto importante. Pontini ha preso fiducia, anche senza dire adesso è riuscito a tenere il risultato, può essere la chiave di questo finale di match. Barbosu si gira, chiuso le traiettorie, poi c'è spazio per Davoli che prova a centrarsi subendo il fallo. Era caricata, l'ha caricato sulla destra, però ha subito il fallo dai 9. Colloredo
Davoli Barbosso, che lo spazio sulla sinistra, prova il pallone dentro, senza senso per il pivot, aveva mancato il controllo ma c'è stato il fallo di Carella. Ok, Barbosso, palla sulla sinistra, ancora Barbosso, d'altra parte Davoli aveva un po' di spazio. Cambio gioco completo, fatto male però, fatto male la parte di Poddu, di Podda, aveva visto lo spazio che non c'era. E riparte da Cellini, brutta palla persa con delle puntine. Poi Vanessa, così, dal nulla, un lampo. L'incrocio, come se nulla fosse. Incredibile. Ricordiamo il giro della nazionale, eh? Non a caso. Adesso Squizziato che rimposta come centrale, deve dare una scossa alle sue. Pontini sta facendo tanta fatica a scardinare la difesa della Cellini. Molte le due squadre che si equivalgono molto, molto fisica. A lungo andare può andare avanti. Eccola lì, subendo il fallo. Abbiamo detto, può essere una chiave il fisico. La progressione di Squizziato. Ed eccola lì. Se ne va, subisce il fallo di Vanessa, che si prende anche 2 minuti. L'avevamo detto, poteva essere una chiave, e lo è in questo momento. Uscita a far prendere 2 minuti, si è conquistata quello che sarà un tiro da 7 metri, presumo. E Luisella Podda è pronta a segnare un altro rigore. Ripartire, gran sinistro sul rigore, l'ha messa sotto l'incrocio, tanto per essere sicura, per non sbagliare, mettiamola sotto il 7. Adesso riparte la Cellini in inferiorità numerica ancora una volta in questa partita, vedremo come saprà gestirla. Adesso anche sotto di 1. Pontini è stata molto brava a sfruttare l'occasione. Adesso però deve resistere, deve provare ad allungare. E la Cellini deve resistere ancora di più. Ok, Ivana. Anche lei può essere una chiave. Ha fatto così bene la difesa, ma qui sbaglia il passaggio. Poi perde il controllo, palla dall'altra parte, Squizziato. Che progressione e che tiro. Che tiro. La potenza di questa ragazza. Che se n'è andata, ha ricevuto palla dopo il mancato controllo di Bassanese. Aveva avuto un po' di problemi, poi è riuscito a trovare un varco giusto. E doppio vantaggio Pontinia. Occhio che qui si decide il match. Prela, prova ad andare, cerca spazio. Ivana, se ne va dall'altra parte. Carella, c'è Prela libera, la vede, gran taglio. Prela, sotto le gambe. E meno uno Cellini. Eccolo il lavoro delle ali. Ecco l'apertura. Qui però poteva difendere molto meglio Pontinia. Ma bravissima Carella, bravissima Prela a star lì, a far vedere lo spazio, gran passaggio e poi a finalizzare. Metà del secondo tempo, più uno Pontini. Adesso con calma cercano di far muovere la difesa anche a Davoli. Podda si fa vedere, ha la mano calda, vuole farsi vedere come nel primo tempo. Che Squizziato, rimane, ci mette un attimo una pezza, poi Barbosu, gran taglio dall'altra parte sull'ala, gran parata Martino. Non è stato un tiro fortissimo, però parata decisiva. Parata decisiva ancora una volta di Martina Brocco. È tornata Vanessa. Entra anche a Rubisara. Parità numerica ristabilita. Momento decisivo è arrivata la parata di Martina Brocco, ripensandoci. Meno uno Cellini. Cavanese prova a rialzarsi, gran palla dall'altra parte e la mette schiacciandola sotto il 7 a Rubi Fatima. Ancora una volta il lavoro, la finta del tiro che è stato molto incisivo di Vanessa Giogap. Si è acchiappata tutta la difesa, gran palla larga e poi gran finalizzazione da parte di Rubi Fatima. Adesso parità numerica e anche nel punteggio.
può essere un momento decisivo. Infatti il coach di Pontini chiama time out. Quindi si riparte. Tante indicazioni, soprattutto motivazionali, da parte dei due coach. Lo dicevamo, siamo a poco più di metà del secondo tempo. Questo è un momento decisivo. Ci siamo protratti adesso fino al 18 pari. Qui si fa la partita. Lo sanno entrambe le squadre. Adesso vediamo come se la caveranno. Siamo in perfetta parità di giocatrici e di punteggio. Palla a Pontinia. Barbosu chiama squizzato a decentrarsi un po'. Beverly resta addosso. Poi palla, ecco la pressione che funziona. Beverly se ne va, palla verso Lubisara. Dall'altra parte c'è Prella libera, preferisce andare da Vanessa. Gioca up, che spiazza bene il portiere, la fa sedere e la mette alta. Vantaggio Cellini. Ecco quando dicevamo un momento decisivo. Adesso vedremo la risposta di Pontinia. Deve provare a fare qualcosa in più. L'ultima azione ha fatto fatica anche ad avvicinarsi alla porta. Spizzato, prova in progressione, la tiene sempre Beverly. Dall'altra parte Podda, riprova lo schema che non è funzionato prima. Barbosu, fermata e palla recuperata dalla Cellini, che prova a ripartire. Beverly la libera, ha tanto spazio, se ne prova ad andare, fa sfondamento, però fa sfondamento. Ecco il Pontine che può ripartire, c'è tanto spazio, gran tiro, gran parata di Martina Brock, gran parata. È riuscita a parare anche quello che non aveva parato prima. Forse un po' se l'aspettava. Qui è decisiva perché tiene ancora la Cellina più uno. Altra piccola pausa per asciugare il campo dal contatto di prima. Che ha dato la palla alla Cellini, che poi nulla di fatto. Contropiede, gran palata di Martina Brock. E occhio adesso a Carell, che deve gestire un pallone molto importante per Padova. Molto importante. Per andare a più due adesso potrebbe determinare veramente il match. Occhio a Carell, la centrale, scambia con Beverly. Si muove Fatima. Altra parte in Garrua. Ancora Carell, gioca up, gran palla verso Prella, ma si chiude benissimo la difesa di Pontinia. Poi Vanessa, prova la palla verso Sara, chiusa. Ancora Carell, d'altra parte taglia Prella, non la vede. Poi Vanessa, trevo al varco, benissimo, finta di tirare dal basso, poi si alza e segna. Più due Cellini. Occhio a Podda, spazio, aspetta il riposizionamento anche delle compagne. Saggiamente, si è chiusa bene anche qui la Cellini. Cambiano Barbosu, spiziato. Da centrale Barbosu. Taglia con Loredo. Meglio, si abbassa con Loredo. E poi la parata di Martina Brock. La palla però ancora di Pontinia. Podda. Che varco che aveva trovato. Ha trovato un gran varco da Barbosu. Ecco spiziato. Spiziato, prova ad andare in progressione. Palla dentro, è entrata, ma il gol non è stato convalidato. È stato dato fallo prima del tiro. Quindi 9 metri,
Barbosso, ancora schizziato. Deve andare Barbosso, c'è spazio, gran palla dentro, Colloredo, fermata, parata e fallo. Fallo qui c'era. Che potenza di Colloredo. Tantissima potenza. E Vanessa gioca. Ancora lei 2 minuti. State dati 2 minuti, sì. Ancora Vanessa e anche per lei il secondo. Adesso la Cellini per i minuti finali avrà 2 giocatrici importantissime. Con un solo 2 minuti a disposizione, perché al prossimo sono fuori dalla partita. Luisella Podda. Tiro. Bellissima la Podda. Ancora una volta un momento super decisivo, riesce a portare a meno 1 la sua squadra. E adesso la Cellini è solo più 1 con una giocatrice in meno. Quando mancano 10 minuti alla fine. Fatima Rubio scambia con la sorella Sara, che è tornata a fare il centrale. Mezzo centrale, mezzo pivot all'occorrenza. Bevelin prova ad aprire la difesa. Gran palla verso Prela, c'era tanto spazio. Si è chiusa bene per la difesa. Occhio di progressione di Carelli, che riesce a trovare un gran passaggio. Prela! Come hanno fatto? Non lo so, ma l'hanno fatto. Ancora una volta più 2 Cellini. Con meno una giocatrice. È stata un po' un'azione rocambolesca. Qui Pontina doveva chiudere meglio. Merito soprattutto però di Carelli Giogap, che è riuscito a trovare un varco dal nulla per Prela. Quella è un asse che quest'anno vedremo spesso. Squizziato. Barbosu trova spazio. Benissimo questo scarico. Benissimo, però spreca tutto. Ha sprecato tutto Bassanese. Era liberissimo, ha avuto tutto il tempo. Era mandata un pelo sopra la traversa. Si poteva fare decisamente di più. E adesso cambia lato. Deve marcare a donna Bevelin in Garua. Questa è la strategia. Dicevamo, lei può essere molto pericolosa, si è fatta vedere oggi soprattutto in chiave tattica. Occhio a Carella, si allarga Bevelin, proprio si vede anche da pivot adesso. Jogap, Sara Rubi, quello Jogap, un passaggio rischiosissimo, riesce a prenderlo, poi Prela. Dall'altra parte c'è spazio, prova a cambiare. Fallo, fallo, spinta di Bevelin in area. Deve ripartire Ramazzotti da quasi la sua area. Riparte Pontine, super ritorno numerico. Deve trovare qualcosa molto velocemente. Squizziato, Barbosso, c'è spazio, murata! Benissimo da Bevelin Garua. Occhio al contropiede, è libera Fatima Rubi. Ha tanto spazio, può andare al tiro. Palo pieno. Palo pieno e palla fuori. Recupera Pontine, poteva essere il più 3. Adesso la partita si è velocizzata in maniera impressionante. Occhio squizziato. Ancora Martina Brock, tiro forse troppo rapido. Adesso c'è tanto spazio per Prela, che è stata freddissima prima. Prela! Ancora un'altra traversa. Poi Sara Rubin inciampa sulla palla. E ancora una volta che occasione sprecata da Cellini. Dopo questo ritmo infernale, dopo queste occasioni sprecate malamente. Time out. Time out per coach Nasta. Mancano 8 minuti alla fine, più 2 Cellini. L'arbitro richiama le squadre, si può ripartire col puntino in possesso di palla. Hanno lasciato un 10 secondi in più, ci sta. Questo finale di partita è molto importante.
prima partita della stagione, importante partire bene per tutte e due le squadre che stanno dando vita veramente una gran partita. Cellina più due, si è velocizzato tantissimo il gioco, tanti contropiedi ma neanche un gol, tantissime occasioni sprecate. Ora con calma parte il Pontinia in parità numerica perché è rientrata, gioca Vanessa. Proprio per questo il Pontinia ha sprecato delle grandissime occasioni in superiorità numerica. Ma occhio a questo gran tiro, grandissimo, grandissimo tiro da parte di Barbosu. Prova a far vedere che non ci sta questo risultato. Meno uno, Vanessa si fa rivedere, sbracciata in faccia, subito time out medico. Bracciata in faccia per squizzata, si era presa da una giocatrice Arancellini, forse ha preso anche un colpo in un occhio, delicato, molto delicato. Vi dicevamo, sicuramente una partita molto fisica, piena di contatti soprattutto dentro l'area, dove c'è molta intensità con queste linee molto basse. Però colpo sul volto a volte può arrivare. Involontario, ci auguriamo. Però può arrivare e si riparte. Con Squiziato che rimane in panchina un po' a riposare. Servirà sicuramente per i minuti finali. È riuscita a dare cambio marcia a questa squadra, però ci prova con Giulia Conte, si accentra questa progressione, cambio dall'altra parte, Barbosu bloccata da Carel, Colloredo, Barbosu parte anche la progressione, Conte c'ha tanto spazio, gran tiro incrociato dall'altra parte, un pelo sopra la testa di Bevelin che si fa buttare fuori. Si fa buttare fuori. Altri due minuti per lei. E adesso, il momento forse decisivo del match, ancora di più. Dopo il risultato di 21 pari, la Cellini-Padova ancora una volta è in inferiorità numerica. Stavolta però senza la sua numero 8, che è fuori dai giochi per il terzo due minuti preso in questa partita. E può essere una perdita molto pesante, molto pesante. Come diciamo, le qualità di queste giocatrici sono indiscutibili, anche lei in chiave nazionale, nel giro della nazionale maggiore. Poi questo passaggio incomprensibile, qui si rischia molto. Il risultato è ancora in parità, la Cellini sembra aver perso anche la concentrazione, vediamo se ne approfitta Pontinia. Mancano 6 minuti. Barbosu, c'è tanto spazio, gran palla dall'altra parte, gran corridoio, che parata Martina Brock, tiene ancora in piedi le sue. L'ha trovata una grande azione per vie centrali e qui sembra doveroso un altro time out, stavolta però per coach Sadi della Cellini Padova.
quindi 24 e 25 sul cronometro. 21-21 il risultato. Palla Cellini, che però è in inferiorità numerica, lo ricordiamo, senza Beverly Ngarua, sul numero 8. Con Pontini, che adesso ha uomo. Madonna. Bassanese su Vanessa Giogappo. Oggi con la sua esplosività ha sicuramente tenuto in piedi tutta la squadra di Padova. E parte la circolazione di palla, la finta. Carell, si chiude lo spazio, va bene da Ruby Fatima. Adesso c'è pochi spazi, la difesa e con fallo, si va a procurare il fallo adesso. Carell Giogappo, provato a cercare un varco che era molto difficile da trovare. Pausa per asciugare terreno di gioco. È una zona molto importante. Riparte dai 9 metri, Rubi Sara si alza subito la difesa di Pontini, vuole mettere pressione alle giocatrici di Padova, non le vuole far respirare, soprattutto adesso che sono in inferiorità numerica, perché mancano 5 minuti. Palla da parte di Fatima, ancora Carella, dall'altra parte c'è Prella, molto libera, lei prova il tiro, la tocca il portiere, la tocca, la manda fuori. Ok, la ripartenza di Podda, aspetta e cerca di mettere un po' il ritmo Rueda, che è appena entrata. Gran palla verso il centro, c'era così tanto spazio per Colloredo. Non ne ha avuto tantissimo in questa partita, adesso però l'ha sfruttato. Ed eccolo il vantaggio di Pontini nel minuto finale. Ora si fa più incandescente che mai. Anche perché è entrata la sorella di Beverly, l'altra Ngarua. Giocherà presumo nella stessa posizione. Eccola, parità numerica ristabilita, Cellino meno uno. Ok, gioca Piccarella. Gran palla dentro, Ruby Sara, ma è rimbalzata dentro l'area. Mancato il primo controllo, ha lasciato il rimbalzo che però è venuto dentro l'area del portiere. Hanno trovato una bellissima trama di gioco, ma nulla da fare. Adesso Pontina può allungare anche lasciando passare il cronometro, perché mancano meno di 3 minuti. Meno di 4. Rueda. Podda, aspetta un po'. Barbosu. Eccola Davoli, finta a destra, anche adesso il Barbosu, palla dietro, Davoli cerca spazio, fallo, passi, adesso questa palla bruttissima, il recupero, potrebbe essere una grandissima opportunità, fa fallo sapientemente Vanessa Giogappo per cercare di riposizionarsi in area. Ok, Pontini prova a ripartire ed è una mano santa questa palla persa della Cellini per Pontini, per lasciare passare il cronometro, può ripartire con calma. Vede Davoli, Davoli come centrale. Palla di là, prova ad andare sulla sinistra, chiusa poi con rimbalzo. Preso da Colloredo, che non si smentisce e segna un gran gol. Bisogna ripartire indietro. Più due Pontini, il momento più importante del match. Con l'espulsione forse pesa molto di più di quello che ci aspettavamo. Ecco Ngarua. Gioca a Carelle, ci deve provare la Cellini, serve un gol molto rapido. Pontini ci ha creduto, è stata brava nei minuti finali, chiusa Serena con un fallo. Si fa sentire tutto il tifo di Pontini. Ok Carelle, se ne va Meneghini dall'altra parte, Serena prova a cercare spazio, gran palla dentro, Sara lascia rimbalzare, eccola, schiaccia per terra e segna. Meno uno e occhio a questo finale. Due minuti. Aspetta un po', lascia passare il tempo. Pontinia, molto bene. Un gol adesso sarebbe alquanto decisivo. Barbosu verso Rueda. Podda, aspetta un po'. Un'altra chiazza. Quando manca meno di due minuti,
un minuto e 40 alla fine, altra interruzione di gioco, ma ci sta, bisogna che sia tutto a posto in questi momenti, dove anche solo una chiazza di sudore per terra può cambiare il risultato in maniera molto significativa. Barboso come centrale, cercano di non dare punti di riferimento, vediamo se attaccheranno subito, cercheranno il varco o aspetteranno fino alla fine. Barboso cerca spazio, palla verso Podda che ne ha, chiusa bene però da Ingarua, chiusa molto bene, se ne stava andando anche quello Redo. Barboso, il tempo se ne va, manca quasi un minuto e 15. Barboso, gran palla dentro, Colloredo. La palla aveva già toccato dentro. Palla persa Pontinia. Adesso se ne va Carell. Quasi un minuto e due secondi. Un minuto adesso. Meno uno Cellini. Anche questa finale incandescente. Meneghini. Aspettano, cercano il varco più giusto per poter attaccare l'area Pontinia. Time out. Time out Saadi. Per cercare in questi 45 secondi di costruire l'azione migliore. Ci siamo, 45 secondi di tensione pura per queste due squadre. Una buona difesa di Pontinia succhierebbe la vittoria, un gol della Cellini aprirebbe scenari a noi inimmaginabili, soprattutto se venissero in questi 20 secondi. Gioca Carell, scambio con Engarrua, si propone Vanessa, prova ad andare con l'esplosività. Vanessa, ancora serena, se ne va, rimbalzo, palla dentro, fallo. Palle, mancano 20 secondi, devono ripartire il più veloce possibile i ragazzi della Cellini. Ancora Carell, 15 secondi, prova Vanessa, tiro troppo velleitario e qui forse si chiude il match. Proverà forse una pressione a tutto campo, ci prova Rubisara, mancano 8 secondi, prova a chiudere la Barboso probabilmente, no aspetta, aspetta, 3, 2, 1 e finisce qui. Finisce qui. Pontinia sbanca il palo a farfalle di un solo punto, una partita tiratissima, molto fisica, un complimenti sicuramente a tutte e due le squadre che adesso si salutano sportivamente. Noi ci vedremo per la prossima partita in casa del palo a farfalle, un saluto intanto da tutti noi e buona pallamano.